Buonasera. Elenco di tutto ciò che noi elenchisti non dovremmo mai dimenticare di portare con noi se progettiamo un lungo soggiorno in solitaria sulla Luna. Un djembé, un portatore di djembé che porti il djembé fino a centinaia di metri prima del punto in cui intendiamo suonare il djembé. Un paio di centinaia di anonimi suonatori di djembé con cui confondere il nostro suono di djembé. Una dozzina di coppie di anziani con relative finestre sotto le quali suonare i nostri djembé. Tutto il giorno e tutta la notte soprattutto. Una fornitura di tamburelli, di insetti velenosi, di fazzoletti. Per quando ci siamo rotti i coglioni di suonare il djembé, vogliamo passare la nostra grandissima passione, la pizzica. Quindi sostituire il suono del djembé con il suono della pizzica sotto le stesse finestre di cui sopra. Una valle d'Itria per stabilire un confine ideale, un tavoliere e perché no anche un Molise molto in lontananza. Una zolla della nostra amata terra su cui poggiare i nostri piedi nudi, perché noi vogliamo anche sulla Luna stare in contatto con la nostra amata Madre Terra. Un bancomat, una carta bancomat per prelevare dei soldi da dare ai venditori di djembé e di tamburelli che abbiamo portato con noi. Non dimenticare mai di portare dei venditori di djembé e di tamburelli in questi lunghi viaggi. Per finire, ultimo, non ultimo, un manipolo di rompicoglioni borghesi, di merda, che sostengono che noi elenchisti, che amiamo tanto la pizzica e la terra, se lavorassimo un paio di pomeriggi nei campi, il terzo giorno odieremmo la terra, odieremmo l'agricoltura, odieremmo i prodotti biologici, odieremmo il farro, odieremmo le zuppe e mangeremmo solamente patatine alla paprika del Todis. E basta. Quindi abbiamo bisogno di questo manipolo di rompicoglioni borghesi per spiegare con un certo tono grave che quello che noi facciamo non solo ha un senso, ma ha molto senso. Che qui si tratta di cultura, qui si tratta della nostra terra, si tratta di mantenere le nostre tradizioni. In ultimo, dimenticavo, un autista che ci riporti a casa quando ci siamo rotti i coglioni di tutto questo. Buonasera.